Allora ragazzi, video di aggiornamento dei topi, guardate come sono cresciuti intanto e cominciano a star meglio. Allora, sono sempre al primo ciclo di trattamento, mi hanno detto dal secondo che si vedono differenze. Allora, non mi ricordo se l'ho detto nell'ultima volta, comunque ho messo la gabbia sulla mia scrivania. Così io la posso tenere aperta e loro possono, quando voglio io, possono uscire, guardate come sono scatenati, possono uscire e vagare, quindi spostarsi un po', fare un po' di moto. Ho dovuto chiudere la stampante qua perché quel matto di Loki si era infilato dentro, l'ho dovuto recuperare dal vano cartucce. È incredibile. Comunque qui spazio ne hanno un po' per corricchiare. Ancora non mi fiderei a metterli per terra perché si andrebbero a infilare sotto i mobili. Comunque guardate come sono vispi, come sempre. Loki ha imparato a montarmi sulla spalla. Se avete visto le storie di Instagram, Elvis è ancora un po' più timido, ma Loki no, guardate. Loki se... spalla? Loki? Guardate come... come vispo. No, questo è lo spray che ti devo dare addosso per colpa della rogna. È incredibile perché io non mi sto accorgendo di quanto crescono. Però guardate come sono adesso molto più a loro agio con tutto l'ambiente. Quindi anche se ora crescono un po', prima di provare a cercare un'altra gabbia, visto che costano tanto, ecco, preferisco per ora lasciarla aperta e farli scorazzare, quindi hanno un sacco di spazio fuori. Come se fosse una gabbia stessa anche la scrivania, poi è alta, non hanno mai tentato di saltare di sotto, per ora. E adesso stanno cercando da mangiare questi furboni. E ora vi faccio vedere che se ne metto sulla spalla, allora però non si vede. Loki, vieni. Vediamo se riesco a farlo venire perché non so se ha visto che ce l'ho sulla spalla. Spalla, Loki, vieni. Spalla, spalla, su, eccolo qua. Vai, Loki, spalla, vieni. Loki, qua. Bravo. Vedete, Loki ha preso confidenza. Elvis è più timido, però, anche se lo prendo o lo porto dove voglio io, anche lo tengo sulla spalla per andare da qualche parte in casa, non fa più i suoi bisogni addosso a me. Che vuol dire che ha smesso di avere paura. E si vede, vedete. Non ha problemi, guardate, ad interagire con me. Quindi siamo a un buon punto. Siamo veramente a un buon punto. E appena ha ancora più confidenza, sia lui che Loki, comincerò a cercare di addestrarli. E a inventare qualche trucchetto. Guardate, guardate che roba, guarda. Hanno bisogno di scorrazzare questi topastri. E qui ci sono un sacco di ostacoli anche. Allora, lui mi ha rubato anche uno scontrino che mi serviva. L'ho dovuto riprendere con la forza. E mi stavano anche prendendo un cavetto USB e la chiavetta. Se li lasciate liberi, dovete controllarli sempre comunque. Dovete fare in modo di avere sempre un occhio, perché non si sa mai cosa possano rosicchiare. Allora, loro, fortunatamente, non mi hanno mai tentato di rosicchiare i cavi. Non sono interessati ai cavi, anche perché li rimprovererei, quindi fa parte dell'addestramento riuscire a farli capire loro che cosa possono fare e non fare. Ora stanno cercando da mangiare, vedete? Si arrampica al caricatore, però non lo mordicchia. Che c'è, Elvis? Vuoi salutare? Elvis, saluta. Saluta, ciccione. Saluta, ciccione. Guarda come scappa. Vedete? Anche se lo faccio così non si spaventano ormai. Dai, ci siamo, questo era il nuovo aggiornamento dei topastri.